Il deserto pullula di piante e animali spietati. Ma ecco che una di queste creature, la più implacabile, avanza verso la città. C'entra antiveleni? Mio marito è stato morso da una vedova nera. Ho bruciore di stomaco, dolori al petto e ai reni. Sei stata morsa da una vedova nera? Mia nipote è stata morsa diverse volte. Non posso assolutamente stare ferma, devo camminare. Ho pensato subito che sarei morta. Respiravo a fatica, il dolore si faceva sempre più intenso. Avevo un terribile mal di testa. In pochi secondi il dolore si è diffuso su tutto il lato sinistro, fino al fianco. Temevo che sarebbe arrivato al cuore e che sarei morta di infarto. Non credevo che il veleno di quella minuscola creatura potesse ridurmi in questo stato. Qual è la causa di tanta sofferenza? Una creatura con 8 zampe, 8 occhi e un disegno rosso a forma di clessidra sull'addome. La vedova nera. È elegante, magnifica e mortale. La vedova nera vive in tutti i paesi degli Stati Uniti, tranne che in Alaska. Predilige le regioni calde come il deserto. Ma perché vivere nel deserto quando si potrebbe vivere qui? Secondo una ricerca dell'Università dell'Arizona, le vedove nere che vivono a Phoenix sono 100 volte più numerose di quelle che pullulano nel vicino deserto di Sonora. Il motivo è l'acqua. L'acqua attira gli insetti, principale fonte di sostentamento della vedova nera. Ma il cibo diventa più gustoso se c'è anche un bel posto in cui vivere. E se una vedova nera decide di stabilirsi vicino o dentro casa vostra, allora sono guai. La vedova nera predilige nascondigli freschi, con poca luce, scantinati, cataste di legna e verande piene di cianfrusaglie. Questo vecchio cesto da picnic sembra un rifugio perfetto. La vita della vedova nera ruota intorno alla ragnatela, indispensabile per procurarsi il cibo e accoppiarsi. Certo, non sarà un'opera d'arte, ma in compenso è molto utile. Può intrappolare animali delle dimensioni di topi e lucertole. La vedova nera non va a caccia. Si limita ad aspettare. Quando il malcapitato tocca i fili, il ragno percepisce immediatamente le vibrazioni. È come se sentisse un campanello che la invita a sedersi a tavola. Invece di attaccare subito e rischiare di rimanere ferita, la vedova nera aspetta che l'insetto impazzito dal terrore esaurisca le forze. Dopo aver iniettato il suo terribile veleno, la vedova nera cosparge la vittima di una sostanza equivalente alla nostra salsa per arrosti. Una sostanza che ammorbidisce e lentamente dissolve i tessuti dell'insetto, trasformandoli in una sorta di poltiglia. Poi conficca i suoi denti a forma di cannuccia nella preda e la risucchia. La vedova nera non è un animale vorace. Quando è sazia smette di mangiare e ciò che avanza lo lascia per un altro spuntino appeso nella dispensa.
La sua presenza passa spesso inosservata perché la vedova nera è un animale notturno. Di giorno si nasconde in luoghi ombreggiati, dove non rischia di essere disturbata. La vedova nera non è un animale aggressivo e tende a evitare qualsiasi scontro. In genere è abbastanza inoffensiva, a meno che non si senta minacciata. Ero appena rientrata dal lavoro, erano le 6 del pomeriggio. In genere mi cambio e poi vado in giardino. In veranda tengo sempre un paio di scarpe da giardino per non dover camminare scalza sull'erba. Mi infilai le scarpe e uscii in giardino come al solito. Sentii qualcosa di strano sull'alluce. Mi tolsi la scarpa, ma non c'era niente. Quando me la rinfilai, ebbi di nuovo la stessa strana sensazione. Allora mi tolsi di nuovo la scarpa e vidi una grossa vedova nera. Rimasi impietrita. Realizzai che mi aveva morso ed ebbi paura di morire di lì a poco. Leslie aveva ricevuto 2 piccoli morsi. All'inizio non le facevano molto male, ma dopo pochi minuti il dolore diventò insopportabile. Sentivo come se la schiena mi si stesse spezzando. Sentivo contrarre ogni muscolo del corpo. Mi sembrava di essere in una morsa che diventava sempre più stretta, sempre più stretta. Avevo paura che mi si spezzassero le ossa. Non avevo mai provato un dolore simile. Leslie fu portata d'urgenza in ospedale, dove trascorse 2 giorni tra dolori atroci. Ma come fa un ragno così piccolo a infliggere un dolore così atroce a un essere migliaia di volte più grande? Una volta iniettato, il veleno passa nel sangue e si diffonde in tutto il corpo. Ce lo spiega il dottor Michael Vance. Questo veleno è una neurotossina, cioè una sostanza che agisce prevalentemente sui nervi e sul sistema nervoso. Il veleno agisce sugli innumerevoli punti di contatto tra nervi e muscoli e stimola i nervi a produrre una sostanza chiamata neurotrasmettitore. Un neurotrasmettitore trasmette un messaggio dal nervo a un altro tessuto. Nel caso del veleno della vedova nera, il messaggio è contrazione dei muscoli. Biani Roman è appena arrivata al pronto soccorso dell'ospedale del Buon Samaritano. Come Leslie Coty, anche Biani è stata morsa da una vedova nera infilatasi nella sua scarpa. Secondo le statistiche, il 15% delle vittime viene morso da ragni nascosti nelle scarpe o tra i vestiti. Il dolore si è diffuso per tutta la gamba? Sì, ma ora mi fa male anche l'altra. Sente dolore in altre parti del corpo? Al petto, allo stomaco e alla schiena. Ed è molto forte? Sì. Solo il morso della femmina è pericoloso e può essere addirittura mortale. Ma con le terapie oggi a disposizione, i casi di morte sono molto rari. Se il dolore fisico provocato dal morso della vedova nera scompare, il ricordo di esso è così vivido che molte delle sue vittime vivono nel terrore di rivivere un'esperienza così drammatica. Ne ho rivista una circa un anno dopo l'incidente. Era sotto la pompa della piscina. Ho cominciato ad agitarmi e a urlare. Sono corsa in casa, mi sono levata tutti i vestiti e mi sono fatta una doccia. Avevo la sensazione che mi camminasse addosso. Quando mi sono calmata, sono uscita e l'ho uccisa. Gli insetticidi uccidono le vedove nere se le si colpisce direttamente, ma Leslie preferisce un rimedio più punitivo. È diventata prudente anche sotto altri aspetti.
Tengo tutte le mie scarpe nelle scatole, riposte sopra l'armadio. E in estate, per camminare in giardino, non uso più scarpe chiuse. Adesso sono un po' più tranquilla. Ma solo un po'. Quando ne catturo 8 in una notte, mi sento veramente soddisfatto. Quest'uomo non è uno scienziato. Non cerca vedove nere per approfondire le sue ricerche. Scommetto che qui ce n'è una. Eccola qui. Ed è pure bella grossa. È in cerca di vendetta. È anche possibile che Brian riesca a ridurre il numero delle vedove nere nel suo giardino, ma in realtà la sua è una carneficina inutile. La vedova nera è un animale inutile. Voglio farla sparire dalla mia proprietà per evitare ad altri i guai che ho passato io. Le voglio uccidere. Il tormento di Brian è iniziato in un luogo improbabile. Ha inavvertitamente fatto entrare una vedova nera in casa, lasciandola infilare sotto le lenzuola. È stato un dolore acuto che mi ha provocato problemi respiratori. Inizialmente, quando mi sono alzato, non avevo difficoltà a stare in piedi a camminare, ma da un momento all'altro sono caduto a terra. Ero letteralmente immobilizzato. Il morso subito da Brian è stato unico per la sua gravità. La vedova nera ha colpito vicino al cuore, quindi il veleno si è diffuso rapidamente in tutto il corpo. Vorrei poter esprimere ciò che ho provato, vorrei davvero, e non lo so se c'è qualcuno in grado di farlo. So che per alcune persone è più facile esprimere le proprie sensazioni, forse hanno affrontato esperienze altrettanto dolorose, ma sinceramente non riesco a immaginare niente di simile, come il morso di una vedova nera. I morsi più gravi provocano generalmente 48 ore di agonia, ma Brian ha dovuto sopportare la sofferenza per 3 settimane. La femmina è pronta ad accoppiarsi già a 3 mesi di vita. La vedova nera, infatti, come quasi tutte le altre 30.000 specie di ragni, ha una straordinaria capacità riproduttiva. E così il corteggiamento diventa un gioco d'azzardo. Il maschio scompare accanto a una compagna così imponente. È 3 volte più lunga e 30 volte più pesante di lui. Il maschio si avvicina con trepidazione. Per prima cosa strimpella sulla ragnatela una sorta di serenata. Il maschio tocca la ragnatela a una frequenza che la femmina riconosce. Una vibrazione diversa sulla ragnatela indurrebbe la vedova nera ad attaccare. Anche se la femmina si accorge della presenza di un maschio e probabilmente sa anche il motivo della sua visita, è inizialmente restia a farlo avvicinare. Quando gli permette di accostarsi, il maschio l'avvolge con i suoi filamenti, come se volesse legarla. In realtà i filamenti non la limitano nei movimenti, ma la fanno rilassare.
Gli scienziati suppongono che siano intrisi di un ormone sessuale che segnala alla femmina che l'accoppiamento è imminente. Alla fine, il maschio monta la sua colossale compagna. I suoi palpi, che somigliano a due guantoni da box, sono carichi di sperma. Quando il maschio è pronto, si accoppia con la femmina e srotola i palpi per trasferirle lo sperma. Si chiama vedova nera perché dopo l'accoppiamento il suo partner diventa spesso un lauto pasto. Il maschio si accoppia una sola volta nel corso della vita e muore poco dopo. Così, invece di allontanarsi, il maschio rimane nella ragnatela. Offrendo se stesso come dono nuziale, contribuisce a una produzione di uova più abbondante. Dopo solo 7 giorni, la femmina depone le uova nella ragnatela. Tesse una fitta matassa di filamenti. La femmina può produrre fino a 9 bozzoli di uova, per un totale di 2000 uova. Dopo poche settimane, verranno alla luce centinaia di piccoli ragni pronti a rivendicare i loro diritti sulle cataste di legna e gli scantinati dei dintorni. Scantinati come questo, che infatti brulica di ragni. I nostri vicini sono molto tolleranti. Beh, certo, ci chiedono cosa facciamo. Vogliono sapere se teniamo chiusi i ragni nei contenitori o probabilmente ci considerano un po' strani, ma ci accettano così come siamo. Famiglia Christensen tiene 80.000 ragni nello scantinato. Una brulicante colonia che Chuck, Anita e i loro figli allevano con amore da 7 anni. La specie più temibile è la vedova nera. I Christensen ne hanno circa 2000 esemplari. Tutta la famiglia è coinvolta nell'allevamento dei ragni, dalle uova agli esemplari adulti. I Christensen allevano le vedove nere per estrarne il veleno. È l'ingrediente principale dell'unico antidoto esistente contro il morso della vedova nera. Ma come si estrae il veleno da un ragno senza essere morsi? È molto difficile, ma dopo aver addormentato il ragno, lo sottoponiamo ad una scarica elettrica. Così possiamo ottenere una piccola quantità di veleno direttamente dai denti. Abbiamo una struttura che ci permette di addormentare più ragni in una sola volta. Con il gas ci vogliono 3 o 4 minuti, un po' di più, quando respirano lentamente. Poi, con una pinzetta, li prendiamo uno alla volta e li passiamo al microscopio. Chuck posiziona una minuscola cannuccia di vetro vicino ai denti del ragno e lo sottopone a una leggera scarica elettrica. Per reazione, il ragno emette un po' di veleno dai denti e alcuni filamenti dalla filiera. Dallo stesso ragno si possono estrarre diversi campioni di veleno. I Christensen e altri come loro vendono veleno e ragni alla ditta che produce il siero. Una capocchia di spillo di veleno può valere anche 25, 30, 40 dollari. Una parte di essa, la quantità rilasciata dal ragno, può valere circa 1 o 2 dollari. Si tratta di siero molto specifico,
e se ne produce un solo lotto ogni 5 anni, destinato a tutto il paese. Per produrlo sono necessari 2 anni di lavoro e il veleno di 28.000 ragni. Ma ne vale la pena. Nel caso di Biani, dopo mezz'ora che i medici le avevano iniettato il siero, i dolori erano scomparsi. Ma non sempre il siero ha effetti tanto miracolosi. A volte può provocare una fatale reazione allergica. In certi casi si preferisce somministrare dei forti sedativi. Mi somministravano morfina giorno e notte a quantità incredibili. Continuavo a chiamare l'infermiera e a chiederne altra, perché sembrava non mi facesse effetto. E nonostante tutti quei farmaci, il dolore era insopportabile. Il siero, per la sua particolare natura, può essere somministrato una sola volta nella vita. Perciò chi lavora all'aperto spesso preferisce non prenderlo. Ma sapere che esiste un siero è confortante, se si pensa che solo un mese dopo la deposizione delle uova esplode una nuova popolazione di vedove nere. L'esplosione comincia quando i ragnetti emergono dal sacco delle uova. Il loro primo obiettivo è quello di raggiungere un punto di lancio per uno straordinario fenomeno chiamato ballooning. Quando raggiungono un luogo sufficientemente alto, emettono un piccolo filamento e aspettano il primo colpo di vento. Dopo breve tempo, si ritrovano in balia del vento. Il punto di atterraggio è affidato al caso. Conviene quindi tenere gli occhi bene aperti e non togliersi le scarpe. Ogni giorno nascono milioni di ragnetti che entro breve tempo raggiungeranno posti a noi molto familiari.